Dunque, chi guida? Allora, chi ha una Shell Bash pronta per andare, robusta? Buongiorno. Robusta e pronta per andare? Non troppi, non va calcate, sennò poi dopo. Secondo me fa prima a decidere lei. Sì, Sì? Ma io decido male, decido, che so, vogliamo far guidare a Giovanni Michelangelo? ci posso provare perché ho provato, stavo seguendo l'altro, diciamo, seminario registrato perché non avevo finito di fare alcune cose non mi funzionavano neanche. Perfetto, allora siamo pronti. Allora dai, condividi il tuo schermo. Se n'è andato, è sparito, si è perso. Eccolo. Mi vedete? Sì, no, vediamo il tuo schermo, ma va bene così, è quello che vogliamo vedere. Ho un bello terminale. Se ingrandisci un filino, ecco, oh, bravo, lì. Allora, dunque. Questo è un terminale Bash e come vedete adesso non siamo più su una macchina Linux, ma siamo su una macchina Mac ed è la stessa cosa, il che è simpatico, cioè avere delle macchine che si comportano anche nello stesso modo, ecco, salvo quando lui fa così, fa cosà, apre Ma questo, apre quello. perché l'altro era Linux, quello che utilizzava Davide? Non me lo ricordo, forse sì, non lo so, no, forse era Windows addirittura, era Git Bash su Windows. Giovanni, mi sta a venire mal di mare. Ecco, fermo là. Dunque, avevamo finito l'altra volta sulle variabili di environment che ci sono nella shell, cioè sulle variabili, sul fatto che se tu per esempio scrivi Giovanni uguale 23, no? Hai messo su una variabile, invio, sempre invio alla fine, se no lui non capisce. E questa variabile la puoi richiamare quando ti pare, per essere sicuri che è vero quello che ti sto dicendo, puoi fare l'eco della variabile che è eco dollaro spazio dollaro no spazio dollaro qua puoi usare persino il tab, puoi fare jo e tab no Allora, no ok, io e tab e tab. lui espande e fai e effettivamente c'è 23, ci può essere una stringa qualsiasi, eccetera, eccetera. Avevamo cominciato a vedere che esistono delle variabili che sono già predefinite dentro la shell parte con delle variabili predefinite. Poi vedremo dov'è e quando è che le predefinisce. Però intanto vediamone alcune. Allora, avevamo visto per esempio che la variabile PS1 è il prompt. Scrivi eco dollaro PS1 con PS maiuscolo. Sì, bravo lo spazio. Dollaro PS1 maiuscolo. No, maiuscolo. Ok, ecco qua dice: ma come si fa a dire che quello è il prompt? Il fatto è che
all'interno di questo tipo di variabili esiste questa nome, cioè questo modo di indicare alcune cose. Dunque, questo non me lo ricordo manco più che cosa vuol dire backslash h e backslash w. Secondo me backslash h risponde al comando, che è un comando da linea di comando, che è hostname. Prova a scrivere hostname, che dice il nome di questa macchina. Invio. Sì, non è proprio tutto l'hostname, ma è una parte dell'hostname. Probabilmente backslash h maiuscolo sarebbe tutto l'hostname e così via. Backslash w, come? Fritzbox è la mia, si chiama il nome del mio wifi in realtà. Sì, ma è possibile appunto che l'hostname sia la combinazione, sia come se fosse un domain name. In realtà è un domain name finto perché non hai dominio. È una roba tipo quando si dice localhost, per esempio, no? L'host locale. E poi il backslash w, secondo me, è la tilde, cioè la home directory. Sto inventando, comunque per sapere esattamente come funzionano basta fare scrivi man bash, fai invio. Lo sapevate che avevate dentro un Mac, c'era la pagina di manuale del bash shell? Beh, c'è. Allora fai adesso qua. Puoi cercare la stringa scrivendo slash, cioè la slash dritta, quella che sta sopra il 7 per voi, e Ok, scrivi così. PS1, sì, maiuscolo, tutto PS1 tutto maiuscolo. No, 1. Invio. Ecco, lui qua, vabbè, fai N, non la trova più? No, eccola. The value of this parameter is expanding. Ah, e qua bisogna vedere prompting. Ed è usato come la primary prompt string. Poi, come vedete, ci sono altre tre variabili che sono sempre di prompt, perché il prompt cambia, per esempio, se è la seconda riga di un comando, come abbiamo visto quando abbiamo fatto il for, lui non usa più il PS1 per riconoscere quando uno sta dentro un comando, usa un'altra variabile che si chiama PS2. E così via. Però, andiamo a vedere come è fatto il prompting. Fai slash prompting con tutto maiuscolo sempre, perché andiamo, no, è tutto maiuscolo. Ok, ancora N, next. Ah, sì, prompting below e non c'è niente, è calla. Vabbè, allora questo sta descritto da qualche parte. Insomma, comunque queste variabili sono descritte, questo tipo di interpretazione di espansione è descritta in un'altra parte. Non credo che questa sia sempre valida, però possiamo fare una prova. Fai Q per uscire da qua, Q. Puoi fare echo. No. Adesso minuscolo, spazio, aperte virgolette, backslash h, chiuse virgolette. Non credo che espanda questo. No, backslash h. No, 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 no slash, backslash, freccia in su. Il backslash qual è? Saperlo? No.
Ecco, H, ci vuole l'H, fa invio. Ecco, non espande. Questo espande soltanto nelle variabili PS1, PS2, eccetera, eccetera. Vabbè, non è molto. Allora, adesso facciamo un po' un elenco di quali sono le variabili di environment che vi servono di più, cioè quelle più importanti. Allora, quella assolutamente più importante, poi vi spiegherò perché, è la variabile path, PATH, tutto maiuscolo. No, no. Allora, per vederla devi fare echo, sì, dollaro, path, tutto maiuscolo. Le variabili di environment sono tutte maiuscole di solito. PATH. Invio. Ok, che cos'è questa? Allora, questo è un elenco di cartelle. Vedete, la prima è un elenco di cartelle separate dai due punti. Ok? E sono le cartelle dove lui va a cercare i programmi eseguibili. Cioè, per esempio. Vedete che c'è la prima è user MacBook Pro.rvm bla 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 bla, poi la seconda è un'altra, sempre perché Giovanni è un esperto utilizzatore di Ruby e quindi c'è un sacco di robe di Ruby, però la prima che è veramente quella sua è /usr/local/bin, la vedete nella fine della seconda riga. Poi c'ha, allora, quando voi scrivete un comando sulla linea di comando, lui lo va a cercare in tutte queste cartelle. Naturalmente lasciamo perdere quelle Ruby che sono roba di Giovanni, ma lui va a vedere in user local bin, in user bin, in bin, in usrs bin, in slash s bin e poi in /usr/macbookpro/.rvm/bin. Lui va a cercare in tutte e il primo che trova è la cosa giusta. Questo è il meccanismo fondamentale per evitare quello che succede in continuazione invece nelle cosiddette shell grafiche a finestra, che non si sa mai dove stanno i programmi. Qua si sa sempre, e in particolare, cioè, per esempio, ecco, se tu adesso qua fai ls, no? Allora lui fa partire il programma ls che fa questo elenco. Questo è quello che fa ls. Se volete sapere dove sta ls, fai type, Maiuscolo pure questo? no, no, No. minuscolo, type, questo è un comando, spazio. LS. Allora, type fa una ricerca dentro la variabile path. Veramente questa ricerca, appunto, viene fatta una cache di questa ricerca dentro la shell bash per accelerarla. Però lui va a cercare dentro la variabile path dove si trova questo comando. La riprova di questo è che adesso sfasciamo tutto. Allora, facciamo una variabile che si chiama myPath. Scrivi. Questo lo puoi scrivere minuscolo. Uguale myPath. Vabbè, sì, uguale dollaro path maiuscolo. Così salviamo le cose, se no dopo siamo veramente nella pupù. Ma PATH. Ok. Allora, tutte le variabili si possono resettare, le potete benissimo resettare. Per esempio, potete scrivere PATH tutto maiuscolo uguale aperte virgolette, chiuse virgolette. Ok, invio.
Bene, adesso fai hash meno R, HASH spazio meno R, questo per levare la hash, resettiamo la hash di bash, invio. Ok, a questo punto non funziona più una mazza. È vero? Fai ls. Non c'è più, è sparito. Abbiamo sfasciato il computer di Giovanni. Bene, fine della Grazie mille. lezione. Grazie, andiamo a casa. Allora, perché appunto abbiamo levato il meccanismo che permette alla bash di cercare il file. Va bene, rimettiamolo a posto. Fai export, spazio. Pat tutto maiuscolo uguale PATH, no, PATH, uguale dollaro MyPath, per fortuna che ce l'eravamo messo da parte. Ok, invio. Adesso rifai ls. Minchia, ti funziona, ma meno male, Ma va. scusa una cosa, ma questa roba, no? Questa roba si cioè questa variabile praticamente si Sì. Dunque, inizializza all'accensione della macchina, giusto? adesso Quindi ha vi faccio vedere dov'è che si inizializza. Ok? Ok, cioè la domanda era, spengendo la macchina e riaccendendola, in teoria si riappiana tutto, Si riappiana oppure no? tutto. Si riappiana Esatto. tutto perché la macchina quando sale, cioè quando si accende, quando è già partito il sistema operativo, quando sta creando, diciamo, il sistema degli utenti della macchina, lui legge alcuni file. Dove sei? Perché te ne sei andato? C'era tanto bello lu terminalo. Allora, lui legge alcuni file e dentro questi file ci sono le variabili che devono essere inizializzate. Dopo li andremo a vedere. Quello che vi voglio far notare è una cosa, che dentro queste variabili qua, dentro path, per esempio, non c'è la variabile punto, cioè non c'è la directory punto. Che cos'è la directory punto? Hello? Non so, Se ve ne non ho siete andati idea. tutti. Sarebbe La directory corrente sarebbe la directory la principale. directory corrente. Quindi se io per esempio ho un comando dentro questa directory, ok? Creiamoci un comando, ok? Facciamolo. Scrivi, segretaria, scriva. Allora, echo. Aperte a spazio, aperte virgolette, echo, spazio, ciao, chiuse virgolette, e lo ridirigi in ciao, in un file che si chiama ciao, quindi superiore, ciao. Allora, questo è il comando ciao, invio. Come vi ricordate dall'altra volta, poi spiegheremo anche questo, per farlo diventare veramente comando, dobbiamo renderlo eseguibile. Allora, lo si rende in questo modo. Dopo spiegherò tutti questi comandi, ma adesso andiamo avanti. È chmod. Spazio più x spazio ciao. Questo è reso eseguibile. Ora però invio. Invio. Chmod così invio va Invio. bene. Ok, adesso fai ls, vedrai che c'è ciao, c'è qui dentro. Sta in questa directory. Bene, se io adesso scrivi ciao.
Lui dovrebbe dire ciao. Invio. Ecco, lui dice comma not found perché lui non lo trova. Perché non lo trova? Perché non sta nelle Perché non sta parti. nel path? Nel path non c'è il punto. Ok? Aggiungiamo il punto al path. Allora, export path. Maiuscolo pure fatto Sì, sempre. sempre maiuscolo. No, ma è senza spazi, però non può funzionare. PATH uguale. Dollaro PATH, 2 punti, punto, invio. Ok, adesso guardiamo com'è il path, echo dollaro path, spazio, spazio. Ok? Mo, alla fine di tutto, vedete, alla fine di tutta la trafila c'è il punto. Ok? Adesso rifacciamo il comando ciao. Evviva, che bello, funziona, meraviglioso. Ok? Naturalmente, allora perché voi dite... Mi immagino che vi state trapanando la testa cercando di... La domanda vi appare spontanea. Qual è la domanda? Vedo proprio, siete Perché? attanagliati da questa domanda. Perché non c'è sta già da prima il punto? Perché non c'è il punto? Perché non è... Allora, ricordatevi che queste sono macchine professionali che servono agli sviluppatori. Ok? Non è una buona pratica averci il punto nel path. Perché diciamo che... Spronto? Mi sente, maestro, sì? Dico Sì. in generale questa cosa qui Questa non è una non è... buona pratica. Adesso rimettiamolo come era prima il path. Fai export, torna a red con le frecce fino a quando vai su my path. No, come era prima ancora. Ancora, 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 ancora. Eccolo qua. Questo è come era prima. Vai, invio. Ok, fai ciao, non dovrebbe andare. Ok. Allora, Ma perché? perché il modo di eseguire un comando che si trova nella cartella corrente, cioè il modo, si può fare anche in quell'altro modo, ma diciamo il modo professional corretto di farlo è di scrivere punto slash ciao, cioè di mettere il path assoluto. Punto slash ciao. Invio. Questo funziona. Ok? Cioè, non si mette il punto nella cartella, nel path, ma lo si mette esplicitamente. Questo perché? Perché quando sviluppate un programma, molto probabilmente la parte eseguibile del programma ce l'avete nella cartella in cui state sviluppando. Ok? Volete essere sicuri di distinguere a sufficienza quello che state sviluppando da quello che è già in linea, che è già di sistema, capito? Vabbè, questo diciamo è una roba un po' così. L'idea quindi è quella sempre di sorvolare tutto e poi se mi serve una cosa la prendo dalla cartella, se no rimane lì. Non è che sto all'interno. Cioè, il punto è che quando... no, il problema è, allora, che i programmi scelti dal path sono first come, first serve, cioè il primo che trovano è quello che
è quello che usano. Ok? Allora, per esempio, se avete lo stesso programma che si trova in più cartelle, dovete essere sicuri che la cosa sia, cioè che è il programma che state cercando che sta eseguendo, ok? E non altri. Non so se mi spiego. Vabbè, questa è una roba un po' raffinata e oscura, ma insomma, il punto è che Perché sicuramente. se ho tre cartelle diverse, ma tutte quante all'interno hanno uno stesso ciao, io se faccio punto slash ciao, cosa succede? No, se fai punto slash ciao, sicuramente esegue quello che si trova nella tua cartella. Cioè, Esatto. punto slash ciao è come se tu specificassi la cartella. Cioè, se io posso benissimo scrivere, per esempio, scrivi slash bin slash ls. E questo non andrà a cercare tutti gli ls di sto mondo. Esegue quello, invio. Ok? Questo è l'equivalente di scrivere ls con un path che per primo c'ha bin, slash bin. Ok? Quindi la questione è che non si mette di solito il punto dentro il path perché se uno vuole eseguire qualcosa che si trova nella cartella corrente, lo fa esplicitamente. Non è normale il fatto che eseguite qualcosa che si trova nella cartella corrente. È normale quando state programmando, ma siccome programmare non è un'attività normale del computer, non è kasher, insomma, farlo in quel modo là. Ok, scusate la deviazione così un po' filologica. Allora, rimuoviamo questo ciao perché sennò facciamo porcherie da tutte le parti del mondo. Fai RM spazio ciao. Bene. Invio. Come vedete, lui rimuove senza chiedere niente e così deve fare, dato che abbiamo scritto che vogliamo fare RM, è bene che lo faccia. Ok? Andiamo avanti. Ok, ci sono altre variabili che sono di sistema che sono molto utili. Per esempio, una di queste è la variabile dollaro punto esclamativo. Scusatemi, dollaro punto interrogativo. Devi fare echo sempre, echo. Allora, dollaro punto interrogativo, vai, sì, ecco, lei torna a zero qua. Questa è il valore di ritorno dell'ultimo comando fatto. In questo caso era RM. Siccome RM ha rimosso quel file ed è andato tutto bene, l'ha rimosso, ha fatto giusto. Un comando che esegue bene, per default, anzi per regola, ritorna 0. Cioè 0 vuol dire giusto, non 0 vuol dire sbagliato. Perché questa cosa sembra con la logica invertita? Perché tipicamente 0 vuol dire falso e 1 o non 0 vuol dire vero. Perché in questo caso qua, generalmente, per esempio, gli errori possono essere numerati e generalmente sono numerati con numeri negativi, per cui lo 0 è l'unico che non è cioè è l'unico numero fuori dall'ordinario e quindi un programma che esegue in maniera giusta ritorna 0. Vedrete che questo è molto utile. Per esempio, se tu adesso rifai RM ciao, ok, invio, siccome ciao non c'è più, lui ti dice che vuoi da me?
e vedrete che il valore di ritorno è diverso. Vai, ecco, vediamo quello. Ok, lui ritorna 1 in questo caso. I programmi possono tornare parecchi valori di ritorno diversi in caso di errore a seconda dell'errore, in maniera che chi chiama quel comando, cioè voi dovete pensare che questo tipo di ambiente è fatto di comandi che chiamano altri comandi, che chiamano altri comandi e così via, no? E quindi, diciamo che i valori di ritorno possono essere diversi e possono essere interpretati. Okay? Allora, per esempio, per capire, la shell, per esempio, ha anche degli operatori logici. Gli operatori logici, sapete, sono sostanzialmente l'AND e l'OR. Nel caso della shell sono proprio l'AND e l'OR. Ok? Che nel caso di questa shell della bash sono ampersand e pipe, cioè la barra verticale e le commerciale, doppi però perché sono valori logici. Allora, per esempio, quando uso questi comandi, per esempio, se io scrivessi rm, prova. RM spazio ciao spazio pipe che vuol dire oppure eco spazio aperte virgolette che vuoi da me punto interrogativo chiuse virgolette. Ok, invio. Ok, lui esegue il secondo comando che è eco che vuoi da me perché RM è tornato un valore falso, diciamo, ha ritornato 1, quindi lui esegue. Se io avessi messo riprendi questo comando e cambiamo i pipe in ampersand. Allora, Cambia e metti due e commerciali. Questo sarebbe l'end. Invio. Invio. io lo posso fare anche se Sì, sono anche punti. qua, anche qua. Ok, lui non fa niente perché allora, ampersand esegue il secondo comando solo se il primo è giusto. Ok? Mentre OR, cioè le pipe, esegue il secondo comando solo se il primo è sbagliato. Possiamo fare il caso contrario. Adesso, per esempio, sostituisci rm ciao con ls. Ls tornerà giusto. Allora, lui fa il primo comando e poi fa il secondo. Ok? Se ci mettessi invece le pipe non lo farebbe, perché siccome il primo è vero, il secondo non viene eseguito. È chiaro? Chiara la potete provare a casa. Don't try it at home, kids. Sì, questo si può provare. Basta che non fate ampersand, rimuovi tutto il disco, ecco, cioè perché quello è pericoloso magari. Ok? RM-RR. Sì, appunto, rm-rf asterisco, slash asterisco, frulla, no. Il disco e muove solo la partizione corrente o anche le altre? No, slash asterisco non rimuove niente perché in un sistema Unix, grazie a Dio, la pazzia degli utenti è protetta, casomai ti rimuove tutto quello che c'è nella tua directory, ma il sistema rimane integro. Però se Oddio, volessi non riesco io a l'altra volta, rimuovere. tanto per fare lo scemo, ci ho provato e un altro po' mi cancellavo tutto perché io non so che superpoteri ho nella mia macchina, ma evidentemente io posso fare veri danni.
Però in linea generale non si può. Poi dopo vedremo il perché. Adesso un'altra variabile importante è adesso questo è complicato da far vedere, ma è il process idea. Vi ricordate che l'altra volta abbiamo visto che queste macchine fanno un sacco di roba e ogni processo ha un suo ID, che si chiama il PID, il Process ID. Per vedere il PID corrente, la variabile è dollaro, aspetta un attimo, è dollaro. Eco, dollaro, spazio, dollaro. Invio. Ora, il punto è, questo dollaro, chi è? È il PID dell'eco, perché anche quello è un processo, oppure è il PID della shell? Mi pare che la bash abbia anche una variabile propria del suo PID, che è eco, spazio, dollaro, tutto maiuscolo, shell PID. Mi pare, potrei. Shell, SHELL PID. Tutto maiuscolo. Attaccato. Tutto attaccato. Mi pare. PID. Potrei sbagliarmi. Invio. No, non è questo. Allora bash PID, no, boh, insomma, per vedere tutte le variabili che sono settate nel sistema basta fare set, solo che aspettatevi una lista lunga. Invio. Vabbè, queste poi sono variabili particolarmente puzzone, più righe. Vai sopra, vai su, vai su, vai Sopra. su, vai su, vai su, vai su, vai su. Queste sono variabili, queste sono funzioni in realtà, non sono nemmeno variabili, perché si possono anche elaborare funzioni dentro la shell. Vai su, vai su, vai rapido, perché tanto è una cosa lunga questa. Questo c'hai tutto RVM installato. Allora, facciamo una cosa, no, facciamo un'altra cosa, scusa, fai invio che torni a capo. Ok, fai set, adesso facciamo un po' di magico, spazio, pipe, cioè barra verticale, cioè l'output di set lo mando dentro un altro comando che si chiama grep, di cui parleremo dopo, spazio, metti a... metti virgolette, spazio, metti spazio però. C'è il telefono che sta suonando un attimo. Il telefono fa squilli, non si può stare tranquilli. Aperte virgolette, apici. Allora, apice anche, ok. No, caret, il cappelletto. Vuol dire a inizio riga. E poi apri parentesi quadre. Dopo vi insegnerò a usare questo comando. A maiuscola Z trattino Z maiuscolo. Questo vuol dire che il comando deve cominciare con una lettera maiuscola. Chiuse virgolette. Virgolette. Invio. Così. Sì, qua ci stanno un sacco di lettere con la maiuscola che li possono. Allora scusa, riprendilo, insistiamo ancora un attimo e No, mettici, questo come è dici? per vedere. Voglio vedere solo le variabili che cominciano con una lettera maiuscola, ma qua devo fare ancora di più perché vedi che ci stanno tutti questi comandi, queste variabili che cominciano con RVM, che sono delle variabili d'errore. E allora gli devo dire che siano
tutte maiuscole, quindi questo A e questa AZ deve essere seguito da un asterisco, che vuol dire, anzi no, scusami, da un più. Quindi ci vuole almeno una lettera maiuscola, poi tutto seguito da maiuscole, poi un uguale. Cioè proprio pretendo tutto. Ok? Virgolette. Chiuse virgolette. Invio. Ecco, non ha trovato più niente. Mettici al posto del più, mettici un asterisco, perché non so se il più esiste nel grep normale. Vai. Invio. Ok, queste sono le variabili tradizionali, tra cui vedete path, no? Vedete il nome della shell, ci stanno un sacco, vedete il nome utente, lo user, $user, se vai su ce ne stanno altre. Allora, cioè, qual è la bash? Quant'è il numero di colonne del terminale? Il terminale qua c'ha 78 colonne. Se lo stringi vedrai che cambia sta variabile. Qua... In che senso sulla proprio Se tu stringi la finestra adesso... adesso proprio Sì, lo proviamo. fa... E ti dice qual è il numero di linee e il numero di colonne. Allora adesso, ok, basta, fermo. Adesso fai invio e Invio. fai echo $lines. Erano 24 le righe. No, tutto maiuscolo sempre, Giovanni. Quindi se un Ok. dollaro sembra insomma tutto maiuscolo dopo dollaro. No, queste sono le variabili, erano 24, vedi che sono diventate 11 e le colonne vedrai che sono diventate. Queste sono le variabili di sistema. In realtà le variabili che scegli tu possono essere sia maiuscole che minuscole, non importa. Ok? Non è che le variabili che usa lui sono tutte maiuscole. Va bene? Io prima, maestro, stavo cercando di chiederle, il collegamento con il feed mi era saltato. Cioè, nel senso, abbiamo detto, con echo feed vedo il process ID del processo corrente, invece con questo qua che cosa stavo cercando? Le variabili? Per che cosa? Sono le variabili che sono stabilite dalla shell, cioè sono Ah, già ok. prestabilite. Quindi le Ok? variabili di default stanno lì già. Ci sono un sacco di variabili che sono già predefinite. Me lo riallarghi, Giovanni? Ah, tanto abbiamo dimostrato la cosa. Scusate, ma mi sentite? Come mi sentite? Mi sentite Noi bene? ti sentiamo benissimo, forte e chiaro. No, almeno perlomeno io, non so gli altri. Condividi, Condivido. che cosa condividi? Ah, si Mi sente si sente bene? bene? Ah, perfetto, magnifico. Ok. Dunque, che altri giochetti potevamo fare? Allora, qua vediamo, già che ci siamo, vediamo un po' di cose così cominciamo a lavorare un po' con questa cosa. E dunque, prima di passare a dove vengono settate queste variabili, vi devo far vedere una cosa. Se tu fai ls-l, Giovanni, vai. Ok, vedete che questa è la versione estesa, no? Della lista dei file che sono presenti in questa cartella. In realtà, e voglio insegnarvi a leggere come si leggono questi file. Allora, da sinistra verso destra, dunque, ci sono tutta una serie di informazioni. Quello che vedete, la scritta DRWX trattino 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 trattino,
sono delle indicazioni su che cos'è il file e quali sono i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione del file stesso. Allora, no, scusatemi, sono 9 permessi perché sono 3, cioè lettura, scrittura, esecuzione dell'utente, del proprietario del file, lettura, scrittura ed esecuzione del gruppo di lavoro del proprietario e lettura, scrittura ed esecuzione di tutti gli altri. Ecco. Quindi sono 9 in totale. Sono 9 in totale. La prima lettera, per esempio, D vuol dire directory, è una cartella. Indica il tipo di file. Un file normale non c'è scritto niente lì. Guardate in fondo, l'ultimo file è un file normale e ha il permesso di lettura e scrittura per l'utente MacBook Pro. Il permesso di sola lettura per l'utente staff e il permesso di sola lettura per tutti gli altri. Chiaro? Ok, quindi in realtà sul primo che vediamo di RWX, in realtà ci sarebbero altre RWX e RWX, altre 2 volte, Sì, sostanzialmente. esattamente, soltanto che non sono settate. Quindi, cioè, Perfetto. sì, prego. Se posso. No, una alla volta. Frank? No, è che a me sono 10. Oh, cazzo. E adesso come si fa? 10 contando la prima lettera? Me lo fai vedere un attimo? No, perché qua vedete che alla fine c'è un più, questa è roba dei Mac, cioè i file system dei Mac naturalmente devono fare le cose diverse. No, no, aspetta, aspetta, fermo là, perché dove li vedi 10 tu? Dove stanno? Tu parti da D o parti dalla R? La D, ti ho detto, è il tipo del file. Poi, partendo dalla R, ci sono tre permessi per il proprietario, tre permessi per il gruppo. Tu vedi che sei Francesco, gruppo Francesco. Sei un po' autoreferenziale, però diciamo che l'utenza Linux è abbastanza così, però dovete pensare che nei gruppi Unix c'erano per esempio molti gruppi di lavoro diversi, per cui per esempio separavano le utenze in utente, gruppo e altri. Ok? Però vedete che questo è un Linux ed è esattamente identico, salvo l'ultima lettera. Qui l'ultima lettera è anche qui poi ci sono state varie deviazioni, diciamo, della faccenda, però più o meno sono tutte così. Ok? Allora, vuoi ripassare la mano a Giovanni? O non lo so, vuoi. Perché io non ho visto niente, cioè stava condividendo lui. Ah, stava condividendo. Tu non l'hai visto? Ma No, allora, invece vabbè, fa vedo. niente, tanto si era sbagliato, non è un problema. Cioè, nel senso Rimetti. che è uguale, è simile. È uguale, salvo quell'ultimo carattere che c'è, il più e che mo non so nemmeno cosa significhino. Cioè, sono degli attributi del file che però sono piuttosto esoterici, che non so bene. Forse lo sa qualcuno di voi, io non lo Lo vedete il mio schermo adesso, sì? so. Sì, lo vediamo. Allora, adesso il numero che c'è dopo è il numero di inodes. Allora,
Che cos'è questo? È piuttosto un po' un casino da spiegare, nel senso che una cosa che non abbiamo visto è come funzionano i dischi, come funzionano i file system, no? Cioè, quando vi ho detto, ma se uno ha 32 bit di indirizzamento, può indirizzare 4 giga di RAM, no? E nessuno mi ha fatto la domanda: e il disco da 1 tera, come lo indirizziamo? Non la sento. Non ho sentito la domanda. Oh, bravo, come è venuta spontanea questa domanda. Il disco da 1 tera come si indirizza? Tra l'altro, incidentalmente, ci sono due problemi. Il disco da 1 tera come si indirizza e anche come mai, cioè come si fa a fare un file system. Posso prendere un attimo lo schermo così faccio disegnino? Certo. Aspetta un attimo, faccio disegnino. 1x3, 3. Tu Io sto fermo con la finestra qui. stai fermo là, non ti muovere che fra poco torniamo. Mazza, ne abbiamo ammazzati parecchi però, eh? Sono morti tutti. Allora, chi lo sa come Colpi di funziona? ambiente, maestro. Come dici? Colpi di variabili d'ambiente. Se va male, vero? Non c'è molta. Allora, chi lo sa come funziona un disco? Un disco rigido. Sì. Dal dischetto viene letto dal braccio, gira. Ho Viene capito, letto. ma. Si muove lo stelo, non so come viene chiamato. Sì, va bene, ma il problema non è tanto quello, ma è come si fa a. Ma perché sempre sto colore? Che ho Maestro, un fatto? bianco e nero, Santa come pace di funziona? Dio, era quello che dicevo anch'io, ma solo che non riesco a centrarlo sto coso. Poi provi a sbagliare. Andiamo prima a baciare, io mi sto sentendo Infatti, pure io. male. Maestro, poi provi quella cosa che dicevo io, quell'app che dicevo io, Ma Xurnal. l'ho provata, ci capisco ancora meno di questa, vabbè, però va bene. Facciamo conto che questo sia concentrico, va bene? Oppure che lo stiamo vedendo di tre quarti anteriore. Oh, dopodiché, allora, come si fa? Il problema è che abbiamo molta più memoria di quanta ne possiamo indirizzare. Quindi, come si fa? Vabbè, è semplice ragazzi, non è che bisogna essere degli intellettuali. Si divide il disco in settori. Ok? E si possono indirizzare i singoli settori. Ok? Allora, il problema qual è? È che quando io salvo un file, mi acchiappo. Allora, questi sono tanti settori, nel senso che qua ci sta, vabbè, mo non mi fate fare gli archi, qua ce ne sono tanti a seconda delle spire del disco che non sono spire, bensì cerchi concentrici, ok? E ogni settore è, quando il disco viene formattato, vengono proprio fatte le boundaries dei settori, ok? E quando uno, salva un file, mettiamo che un file è un file come quello che abbiamo fatto prima, il file ciao che prende 3 byte, quello si mangia un intero settore. Il settore può essere 4096 byte oppure anche di più grande, più piccolo, eccetera, eccetera. Generalmente i sistemi operativi diminuiti decidono loro quanto sono fatti i settori. Per esempio su Linux si può decidere come formattare il disco.
Perché per esempio se contate di avere dei file molto grossi, conviene fare settori grandi, perché comunque non sprecherete tanto spazio, no? Nel caso non usate per intero un settore. Però comunque sia, quello che succede è che mettiamo conto, un file occupa più di un settore. Facciamo che ho. No, non è così, scusate, pardon. Famolo così. Un file occupa così, tanto così. Lui si mangia due settori, ok? E questi settori in questo caso qua sono contigui. Dopodiché io prendo un altro file che se ne mangia che ne so, 4 di settori e che si trova qua magari. Ok, se ne mangia 4 perché è quasi 4 settori. Quando cancello questo file qui, mi ritrovo che ci stanno altri file, cioè mi ritrovo che questi 4 settori sono liberi, no? E poi ci sono degli altri file che si devono sistemare, ma magari sono più grandi di questi quattro settori, per cui non possono sistemarsi, e qui magari ce n'è un altro di file nel frattempo. Allora, cosa succede? Che il disco, come voi sapete, mi si frammenta, mi si è frammentato il disco, professore, mi si è frammentato il disco, si è frammentato. Perché certi settori si svuotano, se uno cancella i file, eccetera, eccetera, e non possono più essere riempiti. In realtà quello che succede è che c'è un meccanismo che si chiama la File Allocation Table, che si trova, aspetta un attimo, qua, che si trova generalmente in una zona, diciamo, vediamo se riesco a farlo. Si trova in una zona tipo centrale del disco e si trova dove si trova il braccetto a riposo quando è spento, cioè il braccetto parte dalla file allocation table, quindi questa si chiama la FAT, come, aspetta un attimo, 1x3, questa è la FAT. Nella file allocation table c'è la collezione di, cioè c'è il nome del file, no? Con la collezione di cluster, di gruppi di settori dei quali il file fa parte. Ed è per questo che, per esempio, se vi si scrambla un disco, quello che succede è che per ritrovare le cose, le ritrovate a pezzettini, sta un po' qui, un po' qui, un po' qui, poi magari qua non c'è, c'è un'altra cosa, poi qua ce n'è un'altra e così via. Se vi si rompe la FAT, praticamente non leggete più una mazza. Nella FAT ci stanno i cluster Allora, che cosa sono i cluster? Sono le collezioni di indirizzi dei settori di riferimento per ciascun file. Ok? Questi cluster fanno riferimento a dei numeri, sono indicizzati da numeri che si chiamano inodes. Ok? Allora, quello che vediamo adesso, torniamo, questo lo salvo e lo mettiamo al pizzo come grande capolavoro della faccenda. 1x3, qua, monografici. Ta-ta. Oggi che giorno siamo? Questi sono Oggi è 23, maestro. È 23. Appunto, è un grande giorno. Un grande
Ok, allora questo qua lo salviamo, torniamo Giovanni, torniamo a te. Quel numero lì è il numero, non tanto il numero di iNode, ma il numero di iNodes a cui fa riferimento il file in questione. Non vediamo niente. O Ah, Giovanni. posso condividere la finestra della... Stavo provando a condividere la finestra Certo che lo puoi terminale. fare. Documenti a casa. Devi andare tra le tue finestre delle applicazioni. Mo anche troppo la condividi. Cioè, se Ecco, puoi sotto. rimpicciolire un pochino, Certo. anche di Allora. più, per carità. Facci pure. Anche meno. Perfetto. Ok, quel numero lì è il numero di iNode. Ora, Guarda nel questo. caso, questo numero, sì, nel caso delle cartelle, soprattutto nel caso dei Mac, non so a che cosa si riferisce. Quel 3 forse è il numero di sottocartelle. Prova un po' a vedere ls spazio applications con la A maiuscola, con la A maiuscola. Ah, forse lui. No, non sono le sottocartelle. Fai vedere? Vedere. Scusami, è ls-a, però insomma, non mi fido. No, di nuovo applications. ls-a applications. Ah, ok, Non lo meno A. so, ci deve essere spiegato da qualche parte che cos'è. Beh, no, ce n'è una. Boh, non lo so. A meno che dentro localize ci stanno altre due cartelle, ma insomma. Scusi, ma punto e punto sarebbero corrente e... E quella superiore, punto punto, è la cartella superiore. Allora, il problema è che in un sistema Unix qualsiasi file che comincia col punto è un file nascosto. E lo si vede soltanto con l'opzione meno A. Ok, il che mi permette adesso di introdurre. Vabbè, adesso rifai ls-l. La questione è che, va bene, nel caso delle cartelle, Dio sa a che cosa corrisponde questa cosa, ma nel caso per esempio dei file, allora al contrario, beh, insomma, no, non al contrario, ormai ce l'hanno tutti i sistemi operativi, ma una volta non si poteva, una volta o si copiava un file o punto, mentre invece su un sistema Unix il file gli si può dare più nomi, gli si può dare più nomi col comando link. Allora facciamo una prova a secco. Rifacciamo il comando ciao. Fai echo, no, vabbè, fammo prima scriverlo, dai. Echo Ho ciao, perso. no, echo ciao ridiretto dentro ciao. Ok, Facciamo prima scriverlo, guarda. ecco, ciao, diretto dentro ciao, giusto? Ok, sì. Ah no, no, scusami, no. Echo di echo ciao, perché altrimenti ridiretto dentro ciao. Ok, bene. Adesso guardiamo che cosa c'è dentro ciao. Fai cat, cat, spazio, ciao. Invio, questo guarda che cosa c'è dentro echo, e c'è proprio echo ciao. Benissimo. Allora, se voi guardate, fate ls-l. Vedete che c'è un file che si chiama ciao, grande 10 byte, che
che sono quelle 10 là, e questo file ha il permesso di lettura, di scrittura e di lettura, cioè di lettura e di scrittura per l'utente, di lettura soltanto per il gruppo e per lo staff. Incidentalmente, se leviamo il permesso di lettura, fai chmod spazio meno r ciao, invio, fai cat ciao come prima, non avete più ci siamo levati il permesso, quindi non lo leggiamo più. Fai ls meno l, guardate com'è lo stato del, ok, c'ha solo un permesso di scrittura per l'utente, ma non ha il permesso di lettura. Incidentalmente vi voglio far vedere un'altra cosa. Chmod si può usare come l'abbiamo usato, con più r meno r più v meno w, ma lo possiamo usare anche con una sequenza di numeri ottali, cioè in base 8, cioè da 0 a 7, che permette, siccome dobbiamo settare 3 bit, il bit di lettura, scrittura ed esecuzione, lo possiamo fare benissimo con un numero. Per esempio, se volessimo dare il permesso di lettura e scrittura all'utente e sola lettura, tutto in una botta sola, al gruppo e agli altri, che numero dovremmo usare? Allora, lettura e scrittura all'utente, quindi il primo è 110, il secondo il gruppo è 100 e il terzo è 100. Che numero è in binario 100? 100. No. Quello è 111. E la terza? Ma credo proprio di no. 1, 2, 2. Regà, ve l'ho detto. No, 100 in ottale, numeri positivi. Ombri. 100 è 4, dai. Insomma, detta in poche parole, adesso ve lo faccio io, poi imparate a farlo. Chmod spazio 644, che sono 110 100 100 100 spazio ciao. Allora, 644 sono 110 il 6, 100 okay. Il 4, 100 il 4, spazio. Okay. Spazio. È più difficile il contrappunto di prima specie. Ciao. Ciao? Ciao. Ah, ok, ciao. Okay. ciao. Invio. Invio. LS-L. Magico, ok, va bene. Adesso, se volessimo dargli sempre con i numeri il permesso anche di esecuzione solo all'utente, però non al gruppo e agli altri, che dovremmo fare? 744, giusto, è giusto. Tutti gli altri? Io ho detto sì, giusto, ma può darsi che mi sta sbagliando. Certo, sono tutti uno, no? 7 lo faccio? LS. Ok, a questo punto no, LS meno L, scusami. LS meno L.
Ecco, abbiamo aggiunto il bit d'esecuzione, ok? E a questo punto è anche eseguibile, cioè se io faccio punto slash ciao, questo si esegue come se fosse un comando. E in effetti fa quello che il comando dice di fare, cioè eco di ciao. Ok, adesso io invece di fare una copia, io voglio che questo file abbia un altro nome. Per esempio, il nome altro nome. Allora, invece di fare la copia, perché la copia separa, crea due file, invece voglio lo stesso file con due nomi diversi. Quindi faccio il link hardware, ok? E faccio. Questo non si poteva fare e non si può fare ancora con sistemi normali. E fai ln spazio ciao, diamogli un altro nome, Gino, spazio Gino. Ok, rinvio, fai ls-l. Ora guardate, guardate cosa succede. Il nome ciao e il nome figurano tutte e due, no? Però vedete che adesso il numero, prima era uno il numero davanti a ciao, eppure davanti a Gino dovrebbe essere uno, invece è due perché gli inode usati qui sono due. Ci sono due nomi con lo stesso cluster di inodes. Ok, questo è tutto il discorso sul cluster di inode. Quindi a tutti gli effetti questi sono lo stesso file e voi dovete stare pure attenti perché se cambiate uno, cambiate pure l'altro. Riprova, fai eco slash no, eco ciao. No, eco, ci scriviamo un'altra cosa, eco, ancora, spazio, daje, adesso fai superiore, superiore, due volte, cioè, no, superiore, superiore, maggiore, maggiore. Ah, maggiore, ok. Questo vuol dire ridirigi dentro il file ma appendendo senza cancellarlo. Ok? E lo appendi dentro Gino. Adesso aspetta, prima di farlo. Guardate bene la dimensione sia di ciao che di Gino. Invio. ls-l. È cambiato pure, ciao, paraponzi, ponzi, po. E fai cat ciao. Ok? Perché sono... E quindi se tu esegui punto slash Gino, lui fa il ca e se tu esegui punto slash ciao fa esattamente la stessa cosa perché sono lo stesso file. Ok? Questo per esempio, come dici? Esattamente. La grandezza in questo caso sarebbe il numero di caratteri. E perché sono 20? Perché ciao sono 4. Daje sono 4. All'interno non ci stanno eco spazio ciao con Ah, giusto, sì, giusto. caratteri finale di stringa e poi quell'altro uguale, la stessa cosa, no? Ecco, se volete vedere esattamente come è disposto questo file, potete usare il comando od octal dump, fate od spazio meno c, ciao, naturalmente Gino sarà uguale perché è lo stesso file. Ed eccoli qua i 20 caratteri. Come vedete, di lato
la numerazione non è decimale. Da cosa me l'accorgo? La prima riga di quanti caratteri è fatta? Sono 14. 16. Di caratteri. C'è sta pure lo spazio. No, c'è sta pure lo spazio in carattere. Ah, pure va, ok. Aspetta, facciamolo senza caratteri. Fai OD ciao. Questo fa vedere proprio in binario che cos'è. Ok? No, questo è ancora più complicato da leggere. Perché questo è a gruppi di 3 ed è ottale. Facciamolo in esadecimale, o di meno H. Quindi il programmino OD serve per vedere il numero di... No, OD meno H, ciao, se no non vedi niente. Ctrl C, Ctrl C. Ctrl C, sì, ho sbagliato. Allora, meno H, ciao. Sì, serve per vederlo in varie... Allora, questo è in esadecimale. Oppure... No, aspetta, facciamolo in decimale, va così, non vi... dovrebbe essere D meno D. Prova un po'. Sì, il problema è che è combinato in due. Queste sono due numeri, perché la E e la C sono messi insieme, poi la H e la O sono messi insieme, poi lo spazio, eccetera, eccetera. E quindi la parte sinistra del numero è moltiplicata per 256. Dovrebbe essere meno D maiuscolo il decimale. Prova un po'. Sul man OD c'è scritto. Ok? Peggio mi sento. Queste sono ancora più compattate. No, vabbè, forse la cosa migliore è farlo meno C e basta. Meno C fa semplicemente vi fa vedere come è fatto il file dentro. Allora, il file dentro c'ha i caratteri e un byte per carattere. La prima riga è fatta da 16 caratteri, ma il conteggio di lato del numero dei caratteri è in ottale. Quindi alla seconda riga, no, scusatemi, il conteggio dei caratteri è in esadecimale e alla fine no, è in ottale, scusatemi tanto, perché il conteggio dei caratteri è all'inizio della riga, quindi all'inizio della riga 0 il numero di byte è 0. All'inizio della seconda riga sono passati 16 caratteri e quindi è 20 ottale. È chiaro il concetto? Se dice che ci stanno 2 da 8 sopra. Sì, ci stanno 2 da 8, sono 16. E però fa il conteggio all'inizio di ogni riga. Cioè esattamente. Quel numero di lato è il conteggio all'inizio di ogni riga. Esattamente. Questo va fino a aspetta un attimo, siamo in ottale, 10 sarebbe 9 e 16 sarebbe 16 sarebbe 2,0 e prima di 16 che cosa c'è? 1,7. A capo c'è il 2,4. 24 perché è più altri 16. Ah, perché poi diciamo guarda la riga.
riga su, cioè finisce la riga sopra, vede che è finita, va a capo e c'ha il conteggio di quello che c'era sopra. Sì, qua lui mette una riga in più, ma in realtà la riga è già vuota a partire dal ventesimo carattere, che quindi è 16 più 4. Ok? Vabbè, questa è roba piuttosto esoterica. Non volevo spiegarvela, ma insomma va bene. Ok, procediamo con le nostre cose perché sono le 16 e 30 e siamo ancora a My Dear Friend. Dunque, quello che volevo farvi vedere è come avete visto, si possono fare dei. Adesso, ok, il problema dei link, questi sono i cosiddetti link hardware. Esistono anche un altro tipo di link, che sono una cosa diversa. Fai di nuovo, riprendi il focus, Giovanni, che te lo sei perso. Fai LS-L. Allora, questo è veramente un link hardware, cioè è impossibile distinguere i due file ciao e Gino, sono esattamente lo stesso file. Se io rimuovo ciao, fai rm ciao. Era un link hardware, ma in realtà era un link software. No, no, questo è quello che si chiama un link hardware, no, è software, è sempre, Quello che abbiamo fatto con LN, LN. LN senza opzioni fa un link cosiddetto hard, nel senso che fa due file, cioè fa due nomi che puntano allo stesso file ed è impossibile sapere chi viene prima. Ok, però se ne cancello uno, che succede? Rimane l'altro? Che ne succede? Guarda un po', LS, no, RM, vai, LS-L. Ok, rimane Gino, Gino è funzionante, punto slash Gino. È sempre lui, è funzionante, ok. Quindi io posso benissimo rimuovere un file e mi rimane vivo l'altro. Ora, il problema dei link simbolici, siccome sono fatti in hardware dentro la FAT del disco, cioè dentro la FAT della partizione del disco, vabbè, poi i dischi hanno anche le partizioni, vabbè, non, è inutile che andiamo. Insomma, le partizioni sono un ulteriore modo di ripartire il disco, di dargli tante FAT, tante suddivisioni proprio hardware. Tra le partizioni del disco non si può fare link hardware, capite? Perché i link hardware sono fatti proprio nella FAT. Quindi deve essere sempre la stessa FAT. Ok? Incidentalmente non si può fare un link hardware di una cartella. Ok? Se provi a fare LN desktop, la qualunque, spazio, monnezza. Ok? Invio. Non te la fa fare e ti dice oh, non lo posso fare, è una directory. Ok? Quindi link hardware si possono fare di un file, non di una directory, solo nella stessa partizione. Ok? Adesso potete provare a farlo con le vostre macchine cross partizione, vedrete che non funziona, credetemi. Adesso però ci sono degli altri tipi di link che si chiamano i link simbolici, che invece si possono fare dappertutto, tra qualsiasi cosa e qualsiasi cosa. E si fanno così con l'opzione meno S. Per esempio, facciamolo sempre di Gino, LS, Gino, spazio, Peppe. Vabbè, diciamo dei nomi significativi. Ok,
No, no, non è l'n, scusami, è l'n-s, mi sono sbagliato. Spazio-s, spazio-s, ok, invio. Ora, questo è un link simbolico, fai ls-l. Ok, vedete che è rappresentato in una maniera diversa. Prima di tutto c'è una L davanti nella specifica del file e tra l'altro vedete che non ha la stessa dimensione di Gino, no? E poi è indicato che dipende da Gino. Si comporta esattamente come Gino, fai punto slash pep, invio e funziona esattamente come Gino, ok? Vediamo un attimo che cosa c'è dentro, pep, perché è 4 byte, qualcosa ci sarà. OD meno C pep. Allora, dimmelo C, Peppe. Invio. Ah beh, sì. Lui ti fa, in realtà ti sta facendo vedere Gino, non ti sta facendo vedere quello che c'è dentro Peppe. Per forzare questa cosa, non mi ricordo come si fa, forse meno L maiuscola. Ci Ma non è che ci sta il nome del file sta proprio il davanti? nome, infatti c'è proprio il nome. No, però meno C anche, meno L maiuscola C. Sempre che ce lo faccia vedere. Come maestro? Come ha Meno L detto? maiuscola C minuscola. Ci Ah, vuole anche la ok. C, se no vediamo un sacco di... Invio. No, vabbè, non me lo fa vedere uguale. Dio sa che cosa mi sta facendo vedere, non lo voglio manco sapere. Va bene, il punto è che lui in qualche modo mi nasconde, ma c'è proprio il nome Gino dentro. Ok? C'è il nome a cui lui fa riferimento. Ok. Allora, i link simbolici hanno questo di bello, che si può fare si può fare link simbolici di cartelle, link simbolici cross partizione, potete fare quello che vi pare, però il punto è che il link non è mai il file. Dimostrazione, fai rm Gino. Ok, ls-l. Ok, lui dice, ah beh, io sono un link simbolico che punta a Gino. Gino non c'è più, fai punto slash pep. Invio. Ecco, e lui ti dice, non esiste. No, non è che non esiste Peppe, non esiste Gino. Non esiste più, ok? È quello che si chiama, tra l'altro Linux si comporta in maniera diversa, fa vedere che quello è un link orfano, cioè è un link, Se ora prego? faccio il nullo di meno C, che succede? Beh, ti dirà che non c'è il file, Ah, provaci, ok. provaci, provaci. Non esiste più, quello è diventato un link orfano. Il bello è che se adesso scrivi echo, echo risorto, ridiretto dentro Gino, invio, punto slash pep. Invio. Ah, giusto, perché Mogino non c'ha più il permesso, rimettiamogli il permesso, chmod 744 Gino.
Giulio.slash/peppe. Ecco, se io ricreo un altro file che guarda caso ha lo stesso nome e si linka a quello, questo il link rifunziona. Va bene? Sì. Incidentalmente, questa è una roba che io trovo per esempio utilissima quando uso moltissimi file, per esempio in C-Sound con i sound-in, che mi rimane conveniente numerarli. No? Fare soundin.1, .2, .3, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo non voglio perdere i nomi e faccio link simbolici a manetta, perché così li posso organizzare e riordinare. Ok, bene. Tra l'altro, si possono, se si linkano così, si possono pure, che ne so, prendere e sbattere dentro una ricorsione. Rinumerandoli ad esempio. Ah, certo, beh, questo abbiamo visto con il famoso file fuffi dell'altra volta, che se volete cioè questo si fanno facilmente script che fanno tutto in automatico. Ok? E a proposito di script, facciamo uno script, creiamo uno script. Che cos'è uno script? Uno script è un file eseguibile che esegue come se fosse un comando. Ok? Allora, okay. Allora adesso ci vuole un editor di testo. Se vuoi. Come dici? Apro Atom? Sì, puoi usare Atom se vuoi. Ok, allora un attimo, condivido la finestra. Non so che script vogliamo fare, che gli facciamo fare questo script. E potremmo fare uno script che ci dà delle informazioni per letture di file audio per C-Sound o in generale per qualcos'altro. No? Butto lì. Sì, il problema è, ce l'hai dei file audio? C'ho delle registrazioni. Come, che cosa serve, insomma? No, nel senso che per esempio vediamo, tu ce l'hai C-Sound installato? Sì. Allora dovresti avere anche sndinfo, il comando sndinfo. Allora, aspetta, prima di prendere Atom facciamo un attimo una prova, vediamo se c'hai una cartella dove c'hai dei file audio, non te li cancelliamo, giuro. Sì. Un attimo, allora chiudo Atom, quindi. Sì, scusami. No, allora chiudo Atom e prendo... Andiamo in una cartella dove hai dei file audio. C'è l'archivio dei paesaggi sonori, insomma. Benissimo. Ci possiamo andare lì? Giuro che non te cancello niente, non te tocco niente. Andiamo con da terminale, sì? Sì, da terminale, certo, da terminale. Come ci vuoi andare? A piedi. Allora, un attimo. Eccoci qua. Allora, cd desktop. Allora, qui posso... Sì, allora, però la D si vede che non è abbastanza. Ecco, così. Allora, desktop, archivio, ecco, perfetto. Facciamo cartella 44.100. Okay. Va bene, LS. Ok. Allora, per esempio, abbiamo tutti questi che sono
Ok, proviamo a usare sendinfo su uno di questi. Sndinfo, non so se ce l'hai, spazio. Info spazio Ascea, quello che ti pare, uno di questi. sì. A maiuscolo, tac, vai. Invio. Ok, vedete che per esempio qui, se per esempio noi volessimo fare l'elenco di tutte le durate, no? E magari mo non lo so se lui fa anche in, se li conta sempre in secondi, non mi ricordo. Prova a fare sendinfo asterisco, così li vediamo tutti. Incidentalmente, asterisco è un glob. Sndinfo. Allora, asterisco, ho detto. No, no, sndinfo, questo Ah, è il comando. ok. E per dirgli tutti i file, gli dici asterisco. Così. Invio. Qui, ok, cioè, quindi lui dice sempre in secondi. Benissimo. Adesso noi vogliamo fare un comando che ci faccia il totale dei secondi. Che è un po' un casino qua, perché questa roba è... Allora, guardate come lo farei io, ok? Io lo farei così. Sendinfo asterisco. Aspetta, poi facciamolo passo passo. Spazio asterisco, scusami. Spazio asterisco, perché... Asterisco espande su tutti i file, tutti i nomi dei file. Pipe. Allora, qua faccio un grep. Grep è il comando che seleziona pezzi, cioè le stringhe che combaciano con quello che io gli dico di combaciare. Per esempio, seconds, spazio seconds. Cioè io gli dico di cercare tutte le righe che hanno seconds. Ok? Fa invio. Dunque, aspetta un attimo, lui me li sta dando comunque perché evidentemente non sta andando sul secondo, sta andando su standard error. Va bene, lo freghiamo. Vai, vai, fai, torna indietro. Fai prima del pipe, diciamo di ridirigere lo standard error sullo standard output. Vi ricordate che ci sono tre file, standard input, no, per ridirigere lo standard error sullo standard output bisogna scrivere questo, 2 superiore ampersand 1. Questo vuol dire no, no, 1, 1 un numero. Ampersand, con Non l'ampersand però ci vuole. so. Cioè, che cos'è? Non lo so. È la E commerciale. Ah, ok. È commerciale. Ok, Uno, così. prova a vedere se così va bene. E che palle. Non vedo più niente qua. Ma dà sempre la stessa cosa, o sbaglio? Sì. Ma perché me li sta tirando fuori su quale file? Che non capisco. Scusami, facciamone uno solo, perché non capisco come sta globando questa cosa. Allora, invece che tutta sta roba, fai solo Ascea, quello è, il primo. Second ci rimane. Seconds rimane, ma tutto quello prima no. No, no, beh, grep, sì. Espandi Ascea, sì. Così. Sì, pipe. Ora, notare una cosa, questo significa che questo programma è fatto male, C-Sound è fatto malissimo, incidentalmente. Poi ci vuole il grep qua, eh. Così. Perché non sta tirando fuori le cose dove le dovrebbe tirare fuori. Invio. Questo mi tira fuori tutto. Aspetta
aspettate un attimo, fatemi fare come faccio a ridirigere in un pipe? Mi pare che è 2. Ampersand pipe. No. No, perché il problema è che lui mi sta tirando fuori le cose da standard error. Proviamo a fare una cosa, fai send info eccetera eccetera e fai quello, ascea eccetera eccetera, però fai 2 che è standard error, ridiretto, cioè in slash dev slash null, che vuol dire va a finire nella dev null è l'oblio, null invio. Oh, e quindi esce tutto dal 2. Prova a fare invece che lo stesso comando ma con 1 che finisce a slash dev slash null. Sì. Sì. Ok, quindi lui tira fuori tutto da standard error. Ora il problema mio è di ridirigere standard error dentro standard output. Allora, qui lo facciamo. Beh, io lo sapevo fare così, cioè prova a fare, riprendi il comando e fai dev null, lo lasci così com'è. Così? Sì, torna più indietro, torna sull'1 e scrivi 2. Ridiretto, cioè no, però non quello, quello è un altro ancora, ce ne vuole un altro. No, aspetta, 2 superiore ampersand 1, cioè vuol dire ricongiungi 2 con 1, no, 2 superiore maggiore ampersand 1 spazio superiore dev null. Ok, qua come è possibile che esca questo? Cioè, glielo sto cassando. Come se il comando snd info voglia. No. No, è che anche reindirizzandogli l'output. No, il problema è che lui no esce da standard error, perché se io ridirigo standard error in dev null non esce più. Il problema è che non mi ricordo come si fa a fare la pipe ridirigendo standard error su standard output, perché questa è una roba che generalmente non si fa. Allora, si fa probabilmente con pipe ridiretto. Aspettate un attimo. Proviamo a fare questo. Riprendi il comando e fai, invece di fare leva slash dev slash null tutta la ridirezione qua. Puoi fare, sì, ok, leva anche questo, fai spazio qui, pipe, ampersand, spazio, grep, seconds, spazio, seconds, sì. Invio, sì. Mi
mettici un 1 dopo l'ampersand, madonna, poi dice che 1 porcona, ampersand, dunque ampersand pipe, allora niente, no? Eppure nella pagina di manuale sostiene che questa è una pipeline possibile. Separated by one of the component, pipe or pipe ampersand. If pipe ampersand command standard error in addition to its standard output is connected to command do standard input. Sì, quindi questo it is a shorthand per quello che abbiamo appena fatto, cioè 2 ridiretto in 1 pipe, e quindi questo dovrebbe funzionare a casa mia. No, è senza l'1, scusami tanto, ma faccio una prova io. Questo no, perché vorrei vedere che non vorrei che infatti da me funziona, maledetto. Perché non funziona qua? Cioè il primo comando, sendinfo, eccetera, ampersand. Dunque, questo è bash, sì. Fai un po' man bash. Ok, adesso fai slash pipe backslash ampersand, cioè no, quell'altro. No, ecco, vai, invio. No, allora scusami, fai slash pipe ampersand. No, slash, premo, fermo, Q. Allora. Man bash, poi slash ampersand. No, senza backslash. Ampersand. Invio. Sì. Uh-huh. Lo vedi che questo non ce l'ha, maledetto. Ma questo che razza di versione è di bash? Beh, è facile, basta scrivere Q bash meno meno version, te lo dovrebbe dire. Vediamo. Bash meno meno. Questa è la 503. 3 è la 3.2, però questa dovrebbe avercelo uguale, questa è una roba vecchia come il cucco. Ce l'ha pure la Bonshell. Sì, sì, no, certo. Penso che dovrebbe averla questa cosa. Vabbè, allora questa cosa è resa più complicata da sto problema che non so da che cosa dipenda. Ma cioè, condividere lei e ce lo fa vedere dal suo, così. Sì. Andiamo a cercare dei file. Aspetta. Mi sconnetto un attimo allora. Aspetta, adesso arrivo. Alla distorsione sarebbe, volevamo creare uno script che avesse all'interno questo comando che stavamo cercando di far funzionare, sì. Secondi all'interno di una cartella di sì, di allora, aspetta un attimo, fatemi vedere dove c'ho tanti WAV, così andiamo direttamente lì. Sì, vabbè, ciao. Ma snd-info era csound o un comando? No, è un comando di csound. Ok. No, vabbè, ma potete per esempio usare soxstat, però non mi ricordo come funziona soxstat. Cioè, no, vabbè, diciamo che... No, sto dando un box, ci metto 2 secondi. Ok. Un attimo che arrivo. È questa?
Vabbè, allora in questo momento la vedete bene? Leggete bene? Questo si legge? Devo Sì, ingrandire? Come? qualche file in più rispetto a Giovanni. No, vabbè, ma andiamo, non lo so, vado su una roba qualsiasi. Variazioni 2, source, software, combiner, spec, fixtures, mocks. Ah no, queste stanno in directory diversi, che te possono caricare, te denaro. Vabbè, no, fixture qua. Poi c'ho i mocks e poi una cartella e c'ho tutta. Ok, diciamo che vabbè, voglio vedere questi. Allora, sandinfo di questi mi dà questo risultato. Lo vedete, no? Vabbè, non è che sono proprio enormi sti file, eh? Ma perché Vabbè, sono questi così? sarebbero tutti i file di quelle cartelle lì. Sì, non so In perché tutti gli altri. sono tutti di un secondo, vabbè, ma insomma, adesso il punto è se io voglio farli fare un grep, dai, grep di seconds, così ce la dovrei fare. Infatti mi dà questa riga, questa era quella a cui volevo arrivare. Ok, adesso il problema è che a me interessa solo quel numero là, l'1.002. Ok? Quindi devo usare un altro comando per ritagliare questa roba. Allora, prendo l'output di questo. Ok, e c'è un comando cut, ok? Che gli posso dire quale campo prendere. Il problema grosso è che cut si basa sugli spazi per dire quale campo è quale, no? E allora gli devo levare gli spazi iniziali. Non c'è problema. C'ho un editor in linea che gli dico tutti gli spazi iniziali, levameli. E mi no, non è questo, evidentemente c'è qualcosa che non è uno spazio. Proviamo così, molto meglio. Ok, poi dopo devo prendere il primo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il settimo campo. Altro pipe meno F7. Questa è roba seria. Non cazzo, manco come se. Forse il delimiter deve essere spazio meno F7. Ok, a posto? Bene, tutto sto pipe di cose è un gran casino, no? Cioè, ve lo ricordate voi dal primo momento? Allora facciamo un comando che fa tutta questa roba da sé. Va bene? E il comando lo chiameremo opportunamente DAIE. Allora prendiamo un file, questo è un file, e prendo, poi dopo vi faccio vedere, si può fare, scrive molto meglio di così, sendinfo. Qui gli do la variabile dollaro at, che sono tutti gli argomenti che io passerò a questo comando, in maniera che io lo posso fare su qualsiasi file, su uno o su più file, fa lo stesso. Poi faccio quello che ho fatto fino adesso, cioè cos'è che avevo fatto? Grep seconds, poi pipe sed-e s/ questo backslash s asterisco in niente, devo levare tutti gli spazi iniziali, finalmente prendo il field, no,
dico che sono spazi e prendo il field numero 7 e ho finito. Adesso poi faremo il conto, ok? Però per il momento quelli sono, cioè i vari campi sono divisi da uno spazio e attraverso gli spazi io riesco ad arrivare al settimo campo. Io arrivo al settimo campo e prendo solo quello. Potrei prendere dal settimo al nono, posso fare quello che mi pare, ma insomma in questo caso qua mi servono 7, ok? Questo qua, se io gli do mox, cioè se io gli do un file, ecco, non gli ho dato, allora ls-l, attenzione, daje non ha il permesso, cosa devo dire? Facciamo 755 per tutti e quindi daje e gli do questo. Ok, questo mi dice, guarda caso dura pure questo 1,002 secondi. Vabbè, non so che cos'è sta roba, non mi ricordo più. Gli avevo dato sopra, cioè quel dollaro ghiocciola, sarebbe la variabile che gli passo al programma. Esattamente, se volete gli facciamo fare l'eco di quella variabile in maniera che... Aspetta, facciamo fare... Se gli passo la cartella che succede? Beh, va a sbattere perché SoundInfo non fa niente, ma se io li passo, aspetta, qua io posso dire le variabili, gli argomenti del comando sono e poi dollaro, ok? Per cui, per esempio, se io gli ridò il coso, lui mi dice gli argomenti del comando sono quello, no? E poi mi fa il comando. Se io gli do tutto quello che gli ho dato prima, cioè asterisco.wav, lui mi fa gli argomenti del comando sono questo, quell'altro, 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 perché la shell glieli ha passati così. Chiaro? E quello sta tutto su una riga, incidentalmente. Se richiamasse lo script varie volte. No. È lo script chiamato con tanti, cioè io quando scrivo echo mox, guardate, se io scrivo echo mox slash slash asterisco.wav, lui fa, la shell fa l'espansione dei file e poi li passa echo e infatti viene fuori questo, okay. Capite? Ok. Adesso dobbiamo fare la somma. Chi la sa fare la somma? Allora, per fare la somma, ragazzi, io la farei così, che è quello più facile. Userei awk. Awk è un filtro di testo, una cosa un po'... è praticamente un linguaggio di programmazione, ma sostanzialmente si può programmare, si può dire, guarda, all'inizio mettimi una variabile total uguale a 0 e poi mi sommi qualsiasi cosa su total fai più uguale dollaro 1, che è il primo campo che gli arriva, che è tutto filtrato, no? Che è l'1,002, e dopodiché alla fine gli fai, mi fa il print di total. Questo è un modo di farlo. Poi è tutto quasi automatico in questo caso, perché... No, non è tutto quasi automatico, è tutto automatico, non è quasi automatico, è che mi sono, dato che mi sono rotto le palle, faccio lavorare il computer per me e non lavoro io. Lo faccio una volta perché lo devo fare e mi dice sono 14 e 28. Che faccio? Lascio? Ma OK è preinstallato o va installato qualcos'altro? Dentro un sistema Linux OK è preinstallato, è un comando
Awk è un linguaggio scritto, si chiama Awk perché è Aho Weinberger and Kernighan, è un linguaggio scritto da Brian Kernighan, quello del Kernighan e Ricci di C. Tra tutti i linguaggi che si è inventato pure questo. È un linguaggio che fa filtri di testo complessi. Con Awk si può fare roba spider. Io all'inizio, diciamo, quando ero giovane, che non esistevano Ruby, Python, eccetera, eccetera, facevo tutto con Awk. Dopodiché Awk non ha le strutture dati, per cui è più comodo usare Python o Ruby. Però devo dire che Awk come filtro di testo, in realtà tutto quello che ho fatto fino adesso si poteva fare con Sandinfo e poi Awk, anzi, ora lo andiamo a rifare. Invece di fare tutto sto casino, si poteva dire usiamo Awk, facciamo un pipe dentro Awk e qui. Cioè il Python ampersand che cosa significherebbe? No, è che Sandinfo, vi ricordate che Sandinfo, che tutti i comandi tirano fuori le informazioni su standard output o su standard error. Sandinfo, ci siamo accorti adesso, che tira fuori le informazioni su standard error, cosa che non è regolamentare. Vuol dire che Sandinfo è scritto male, ma io che ce posso fare? Quello l'ha scritto, tra l'altro, se vi presentassi chi l'ha scritto, capireste il perché, perché è un minus abens, ma lasciamo perdere. Poi ha scritto C sound, per cui non gli si può dire niente. Va bene? E però Sandinfo tira fuori le cose su standard error. Per ridirigere standard error dentro il pipe, perché io devo ridirigere dentro l'input di awk, capito? Hello? Allora, per ridirigere dentro l'input di awk devo ho cancellato tutto, sai che bello. Ritorniamo un attimo qua. Per ridirigere l'input di awk dentro grep, dentro sed, dentro tutta questa pipeline avviene dentro attraverso standard output. Ok? Quindi qua ho il problema di ridirigere standard error dentro standard output e lo faccio in questo modo qua. Dentro il mio bash funziona. Purtroppo non è dato. Ok, scusatemi, ma sono le 5:08. Io chiuderei qua. L'unica cosa che vi volevo dire qua è che c'è un ulteriore dettaglio, che è che quando fate un file in questo modo e ci mettete dentro dei comandi di shell, si dà per scontato che chi eseguirà questa shell è una shell. Ok? Ma mettiamo conto che invece voglio scrivere uno script in Python, per esempio, o in Ruby, e voglio che la shell passi il comando a Ruby. Allora, quando voglio una cosa del genere, c'è una sintassi speciale della shell nei file eseguibili, che è il cosiddetto hashbang, cioè hash punto esclamativo, e dopo questo hash punto esclamativo la shell si aspetta che ci sia il comando che eseguirà questa shell. Naturalmente ci può essere bin bash, per esempio. Ok? Quindi questa shell verrà effettivamente eseguita da bash, ma qua ci potete mettere Python, ci potete mettere quello che vi pare. Ok? Generalmente si mette un comando di questo tipo, user bin env bash, perché user bin env, il comando env,
Sì. Python, per esempio. Vabbè, esegue il comando. Ah, qui io sto dentro un ultimo. Aspetta, un attimo, voglio capire che ha fatto. Ok. No, mi aveva fatto partire un'altra bash. Il comando env fa partire il comando in un modified environment, cioè per esempio si può desettare delle variabili, potete cambiare la variabile path, potete settare altre variabili e così via, solo per quel comando. Quindi si usa generalmente questo tipo di sintassi. Il Comando M fa che cosa dà comando esattamente? env fa girare il comando che viene subito dopo come argomento di env, no? Lo fa girare in un environment che è diverso dall'environment che voi avete. Cioè, per default è lo stesso. Ok? Quindi un comando del genere non ha nessuna differenza con bin bash. Quindi tutti gli script che si trovano in giro che sono di bash e li faccio eseguire, cioè li eseguo su bash, posso pure cancellargli l'hashbang e non succede niente. Certo, infatti questo qua l'abbiamo fatto senza hashbang, senza un cazzo, senza niente, voglio dire, e funzionava benissimo. Questo così funziona, no? Sì, no, non funziona più, bellissimo, l'abbiamo rotto. Che ho fatto per romperlo? Con l'env ci devo mettere lo slash e poi questo c'era uno spazio o aveva cancellato Ma è tutto? meraviglioso, l'ho rotto. Ah no, sì, certo, non gli ho dato gli argomenti. Beh, per esempio qua ci vorrebbe una cosa che mi dice, se non gli dai argomenti, allora il numero di argomenti dentro un file eseguibile è dato da dollaro diesis. Quindi uno può fare if dollaro diesis qua, in questo caso è minore meno di 2, perché deve avere il nome del comando, no? Allora fai echo. Tipicamente si scrive usage, mi sembra, $0, file, così, ci metti l'errore, diciamo, e questo lo ridirigi dentro standard error. Ok, adesso vediamo se lo fa. Se non fa una mazza, dunque è sbagliato ancora di più. Meno LT, meno less than. Ecco, mi dice, beh, sì, dovrei abortire, no? Qua. Abort meno 1, perché non devo andare avanti. No, comando found, faccio l'exit allora. Ok, e infatti mi torna anche un valore di ritorno 255, che sarebbe il meno 1 cioè solo positivo, no? Quindi questo è così, ma se io faccio dai, com'era mox? Asterisco, asterisco punto wav, lo fa e mi calcola il numero di secondi. Ok? Oh, vi voglio far notare che
questa roba qua è estremamente, cioè ci si mette veramente 5 minuti a farla, poi quando uno è impratichito, e quindi per esempio, appunto, quando io lavoro sui miei pezzi, eccetera, faccio 1 miliardo di questa roba qua che mi serve per lavorare, per fargli fare le cose a lui e non io. Ok? Questo per capirci. Bene, ragazzi, è Maestro, mi stato. ricorda come fare la history del terminale per Ah. stamparmelo in un file? Ah, la Quindi. history, allora, la history, ecco, purtroppo non l'abbiamo fatta. Aspetta, lo stavo. La history è il comando history e poi lo ridirigi dentro un file e te lo salvi. Quello che dovevamo fare noi era di fare il comando script che salva tutti i comandi, così lo potevamo mettere. Vabbè, sarà per un'altra volta, prima o poi impareremo. Ok. Va bene. Ragazzi, arrivederci, alla prossima volta e Grazie. arrivederci. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, maestro. Arrivederci. Arrivederci.